Buongiorno a tutti, allora scusate la tenuta ma viaggio così, sto tornando a Roma, le vacanze sono finite. Ieri sera verso l'una di notte, non mi ricordo, ho condiviso le novità, già tradotte in italiano. E subito il nostro bravo Tonino ha preso la palla in balzo per mandare i suoi 14 messaggi notturni, al che ho detto aspetta, l'altra gente dorme, tranquillizzati, ne parliamo domani. Non è che si capisca molto, però se andate sul link, quello che hanno messo lì, diciamo, se cliccate su quel link, si entra nella piattaforma parallela, che è sempre i marketing, però manca qualche voce, quindi ci stanno ancora lavorando. Non si capisce bene quello che stanno facendo, probabilmente è la traduzione che è fatta male dal russo al francese, poi tradotta in italiano, giustamente sì, un po' di senso si potrebbe perdere, però stanno lavorando, perché star fermi non piace neanche a loro, perché perdono dei soldi. E piuttosto, come ho detto all'inizio, piuttosto che aspettare che la Russia gli dia il via, perché sono appena uscite dalla blacklist e tutto il resto, hanno optato per fare una piattaforma parallela con dei server in un posto dove non possono essere bloccati. Questo è tutto. Ecco, questo è quello che almeno io ho capito, va bene? Io e le persone con cui mi sento di tutta Italia. Abbiamo capito questo e sicuramente sarà qualcosa del genere. Tranquillizziamoci, perché la gente sta ancora in ferie. Ora, ripeto per chi, le ferie, non si può stare in ferie quando si guadagnano soldi, non è ai marketing che sta in ferie, sono i vari uffici delle varie sedi mondiali che stanno in ferie. Quindi quando torneranno daranno il via burocraticamente per far partire le varie banche, server, non lo so, non capisco neanche io di queste cose. Quindi il marketing è sempre pronta a darci sempre nuove notizie e presto ripartirà, questo è tutto. Ok? Io adesso che arrivo a Roma, entro stasera, credo, dipende dal traffico, mi metto dentro, mi metto sotto a cercare anche altre forme di guadagno. Nel frattempo aspettiamo i marketing, sta lavorando per se stessi e per noi, con calma, ok? Un bacio a tutti.